cerchiamo di cominciare anche puntuali, altri amici si aggiungeranno. È una serata particolare che mi interessa molto, interessa me personalmente, interessa molto anche come associazione, perché da un po' di tempo e da qualche anno a questa parte abbiamo come guida quello che andiamo a fare, un tema, la percezione dell'antico, cioè l'idea di non svanire un'antica civiltà, e l'idea che questa civiltà debba ancora essere e possa essere attuale e presente ai nostri giorni. Chiaramente quello che noi facciamo come adulti, lo sappiamo bene, è destinato anche a perire con noi, ed è importante quindi l'opera che fanno gli insegnanti delle nostre scuole, del liceo classico, del liceo scientifico, e qui abbiamo anche una serie di giovani che riescono, grazie alla guida dei loro professori, ad amare e apprezzare quella cultura antica, quella poesia antica. Nella giornata di questo pomeriggio si parlerà dei poeti elegiaci e quindi dei poeti latini, e questo è per noi molto importante perché segna la continuità tra quel mondo, il mondo che noi abbiamo vissuto nella nostra adolescenza e gioventù, e il mondo che vivono e vivranno questi nostri giovani, nostri concittadini, ai quali spetterà l'onere, l'onore non lo dico più, l'onere di proseguire questa, di mantenere questa minima conoscenza del mondo antico che ci consente di non perdere le nostre radici. È un obiettivo che ci siamo dati anche col professore Amos Martino, forse con un certo accanimento quasi terapeutico, questa percezione dell'antico che guida molte delle nostre attività, insieme anche alla percezione del tempo e della storia tra antico, moderno e contemporaneo. Io vorrei un attimo chiamare l'amica Pina De Felice, che è la nostra responsabile poesia, lei chiaramente per dire qualcosa sulla l'importanza della poesia, e poi qualcosa anche l'amica Daniela Scunce, che è la responsabile del settore letterario. Buonasera a tutti, e un buonasera particolare, ecco mio, da ex docente, da mamma e da nonna, ma questi ragazzi che stasera sono qui e che ci chiedono la serata, perché per me è una soddisfazione enorme. La poesia. Beh, io non so dare una definizione, nessuno può dare una definizione di poesia, se non che la poesia forse, non so se nasce con noi, cresce con noi, so che è nata con me, è cresciuta con me. Io non posso dire ai ragazzi, ecco, ecco proseguite per questa strada, posso dire soltanto da ex docente e non di lettere, ma di matematica, dire che la poesia è qualche cosa di veramente, per chi lo ritiene, ecco, per chi si sente portato, per chi si avvicina alla poesia, è qualcosa che ci parla, cioè la poesia parla ad ognuno di noi, ha un linguaggio suo particolare, e si crede all'inizio che sia un linguaggio difficile, ma è un approccio facilissimo, e la poesia si avvicina a tutti, soprattutto ai giovani. Ecco, io questa sera non voglio parlare di poesia, non è il mio compito qui, vorrei soltanto abbracciarvi, ecco, simbolicamente, per dire che questo mondo dei grandi poeti è questo nostro mondo interiore, quello che abbiamo dentro di noi, e che lo dobbiamo scoprire, non soltanto voi, ma siamo noi ad una certa età che lo scopriamo continuamente, e più andiamo a conoscere alcune cattiverie, disordini soprattutto che ci sono in questo mondo, disordini di pensiero, e più torniamo alla poesia, perché la poesia ti permette di concentrarti, la poesia ti permette di guardare al bello. E io ragazzi vi auguro questo, vi auguro di entrare nella poesia per guardare sempre nel bello della vita. Grazie. Buonasera, benvenuti a questi giovani lettori che si accingeranno poi alla lettura di queste poesie latine.
Che cosa è la poesia effettivamente, Lina? Ma non si può definire. Tanti autori hanno sempre cercato di raccontare il loro rapporto con la poesia. Nando Minnella, una volta un amico scrittore, diceva che è l'ordine alfabetico del caos, e che è bellissimo questa definizione, perché dà alla poesia il compito di ordinare le cose, e ordinare le cose permette di guardarle meglio. Nel mio piccolo penso che forse la poesia è il microscopio, quello strumento che ci permette di vedere oltre la superficie, dentro le cose, dentro anche le emozioni, che permette di descrivere l'indescrivibile. Forse è questo che chiediamo alla poesia, di dire quello che noi normalmente non diciamo, non diremmo. Ed ecco che la poesia fa la rivoluzione, e i poeti vengono anche chiusi in carcere, vengono perseguitati. Perché? Perché dicono quello che nessuno osa dire, guardano in faccia quello che nessuno osa guardare. Quindi la poesia, come vedete, è uno strumento rivoluzionario, straordinario. Sappiamolo usare. Grazie. Professore Costantino. Grazie mille, inizio con un ringraziamento, dopo aver litigato col microfono, inizio con dei ringraziamenti al presidente Iorfida, alla Silas, alla biblioteca che ci ospita, e poi, dal momento che oggi sono qui presenti i studenti del laboratorio teatrale del liceo scientifico Leonardo da Vinci, al nostro dirigente, il dottor Francesco Predico, che ci accompagna e ci incoraggia in questo tipo di attività, e ovviamente anche ai direttori del laboratorio, i colleghi Carmelo Cutrupi e Carmela Lucisano, che non so se riusciranno a raggiungerci, ma ecco, ci tenevano tanto, ma speriamo, ecco, che possano fare. Allora, iniziamo questa nostra, diciamo, lettura o conversazione. Io mi limiterò semplicemente a fare qualche collegamento tra una lettura e l'altra. Iniziamo allora, senza indugio, con una lettura, diciamo, introduttiva tratta dall'Heroides di Ovidio, e la leggerà Domenico Pardo. Fossi in aperti quere, mia sinta alterna requiras, carmina cum liricissa, simma gisatta modissa, flendus amor meus estre, elegia, flebile carmina, non facitat lacrimassa, barbito sulla measa. Forse vuoi anche sapere perché i miei versi sono alterni, mentre io sono più adatta ai metri lirici. Devo piangere sul mio amore, l'elegia è un canto lacrimoso, nessuna lira è adatta al mio pianto. Nell'esordio della lettera che Saffo scrive a Faone in una delle epistole Eroidum di Ovidio, sono collocati due aspetti centrali relativi alla natura dell'elegia. Il primo, che di più immediata evidenza, riguarda l'aspetto metrico. Saffo spiega con la necessità di piangere un amore, flendus amor, l'uso dell'elegia e non dei metri lirici, dice proprio Barbidos. Barbidos viene tradotto generalmente con lira, ma è un termine tecnico della lirica eolica e indica proprio lo strumento musicale di accompagnamento. Metri lirici per i quali Saffo in genere è più nota. Il metro dell'elegia infatti è il distico elegiaco, un sistema di due versi, il primo è un eroe, un esametro dattilico, il secondo un cosiddetto pentametro, non è propriamente un pentametro. Sentieri più intricati apre invece la definizione di elegia come flebile carmen, cioè come canto lacrimoso. Questa associazione non dipende dai temi dell'elegia latina, ma risale a una tradizione antica ben nota a Roma, e lo stesso Orazio nell'Ars Poetica, che scrive in versi appaiati di diseguale lunghezza, fu dapprima espresso il compianto. E questa tradizione individua una relazione originaria tra elegeion, che è il metro, ed elegos, che significa canto luttuoso. Questo termine
è usato come sinonimo di Phrenos, lamento, canto funebre, nel teatro di età classica. Nell'Ifigenia di Tauride ed Euripide, per esempio, leggiamo: ahimè ancelle che lamenti luttuosi mi prostrano, elegoi, elegoi sono il plurale di elegos, elegoi senza lira canti che non hanno melodia. Di rilievo è poi l'uso dell'elegia nell'Andromaca di Euripide al verso 103. La protagonista, dopo aver annunciato di levare al cielo dei Trenoi, si lancia in una monodia in distici elegiaci, ed è un caso unico nel teatro tragico su Verstine. Queste evidenze sono tutto sommato coerenti con le etimologie della lessicografia antica che individuano un legame tra elegos e le ritualità funebri, per esempio e legein, cioè dire ai ai, oppure eu legein, dir bene del defunto, o eulogeo, elogiare. Una parte della critica moderna ha individuato però in tale ricostruzione alcuni punti di debolezza. Il primo è che questa tradizione interpretativa risale all'età ellenistica, quando è già diffuso l'epigramma indistici elegiaci di argomento funerario, quindi questo può avere inciso in qualche modo sulla indagine dei grammatici. E il secondo è la sostanziale assenza del genere trenonico nell'elegia greca di età arcaica su Verstine. Queste elegie, infatti, di cui abbiamo una relativamente estesa documentazione, riscontriamo un tono diegetico e anche un'ampia varietà di temi. L'elegia parenetica di Tirteo e di Gallino, che nel solco dell'etica omerica incoraggia i più giovani a combattere in prima linea a difesa della polis, e ancora quella politica di Solone, rivolta ai cittadini di Atene, e poi quella di Teocnide, l'elegia simposiale, quella storica resistenziale di Mimmodermo. Una tale varietà, o se vogliamo evoluzione, non è affatto ignorata dagli studiosi antichi. Uno scolio, al passo di Andromaca citato, informa del fatto che l'elegia non è usata solo per i Trenoi, ma anche per altro, e così anche nella Crestomazia di Proclo, in cui si legge che gli antichi chiamavano il lamento funebre elegos e con questo onoravano i morti, ma i poeti successivi utilizzarono l'elegia per soggetti differenti. Legata all'aspetto performativo invece è l'ipotesi che rintraccia l'origine di elegos nell'armeno elegn. L'armeno è una lingua indoeuropea, come il greco. Elegn è la canna dalla quale si costruisce uno strumento a fiato affine all'aulos, e l'aulos è lo strumento con il quale, secondo le fonti, era accompagnata l'elegia. Quindi questa ipotesi di tipo performativo. E del resto una oneta, stando ancora alle testimonianze degli antichi, fu Mimnermo di Colofone, poeta le cui elegie toccano corde, diciamo, più vicine alla sensibilità dei moderni: il disprezzo della vecchiaia, la celebrazione della giovinezza e dell'amore. Allora, prego Fabiano di leggere il frammento uno questo. Quale vita, che dolcezza, senza Afrodite d'oro. Meglio morire quando non avrò più cari, gli amori segreti e il letto e le dolcissime offerte. Che di giovinezza sono i fiori effimeri per gli uomini e le donne. Quando viene la dolorosa vecchiaia che rende l'uomo bello simile al brutto, sempre nella mente lo consumano malvagi pensieri. Né più sta lieta guardando la luce del sole, ma è odiosa ai fanciulli e sprezzato dalle donne. Tanto grave Zeus volle la vecchiaia. Grazie Fabiano. Allora, come anche altri generi letterari, l'elegia conosce una fase di sviluppo e trasformazione in età ellenistica. Callimaco, sviluppando l'aspetto narrativo dell'elegia, l'ha dirotta sul filone eziologico con gli Aedi, che sono una raccolta di elegie in cui Callimaco immagina di interrogare le muse circa l'Aetion, quindi
di un'origine, di un rito, di una tradizione ebu. Elegie di argomento erotico però scrissero invece Filida, Ermesenate, Fanocle, poeti in cui l'elemento mitico è interpellato quale paradigma rispetto a vicende ed esperienze personali, come del resto può affermarsi per la precedente poesia di Antino. Nell'elegia latina convergono entrambi i filoni dell'elegia ellenistica, come anche i toni più introspettivi ed esistenziali già presenti in età arcaica. Scrive Properzio, plus in amore valet, Mimnervi versus Omero, Carmina mansuetus, Lenia querit amor. Quindi in amore vale più un verso di Mimnervo che uno di Omero, è amore soave, vuole, chiede, Carmina canti lievi. Gli elegiaci latini interpretano questi materiali secondo una sensibilità nuova, urbana, in cui il poeta e il suo mondo sono insieme cornice e attori. In tal senso appare decisiva l'esperienza neotelica. Il Carmine 76, il Libero di Catullo, è a tutti gli effetti un'elegia, come anche il 68, in cui Catullo proietta nel mito, la vicenda di Laodamia e Protesilao, il dolore per la sua vicenda personale. E dei neoteroi, gli elegiaci proseguono in primo luogo la scelta di una musa Temis, la musa Leptalee del prologo degli Aite di Callimaco. Neoterico è anche il codice di comportamento, l'ozium molestum della nequizia. La natura ha voluto che io sempre giacessi. Lasciami consumare il mio debito di vita fino all'ultimo nella dissolutezza. Nequizia, sono versi di Properzio. Il civis è humilis amoris al servizio della fanciulla, la quale è una domina crudele. Sulla Catulliana lesbia sono modellate Cinzia ed Elia, le donne protagoniste dell'elegia di Properzio e di Bullo. E la vicenda Catullo e lesbia guardano gli elegiaci per raccontare il loro amore perduto. Sempre bene ricordare a questo punto che la preferenza per il racconto di vicende personali non comporta che l'elegia sia un genere diaristico, fedelegno, tubur. Ma tutto è raccontato attraverso schemi letterari, immagini, allusioni. E del resto Luca Canali, a proposito di Catullo, il Catullo che noi conosciamo attraverso il Liber, si chiedeva: ma Catullo è veramente esistito? Rispetto ai neoteroi è mutato tuttavia l'orizzonte storico. Se Catullo vanta il suo disinteresse al tramonto della Repubblica per la politica, tanto che rivolgendosi a Cesare dice: non mi interessa piacerti né sapere se bianco o nero. Negli elegiaci all'alba del Principato il motivo assume prima i toni del silenzio, poi, nel caso di Properzio, volge verso le più tenui forme della recusatio. Ma l'esile petto di Callimaco non riuscirebbe a cantare, scrive Properzio nella prima elegia del secondo libro, le battaglie flegree di Giove e di Encelado. E al mio animo non si dice celebrare il nome di Cesare con il duro verso dell'epica. E approdano infine all'elogia del Princeps pacificatore, e Properzio e Ovidio poi anche all'elegia eziologica, Ovidio dei Fasti ovviamente, l'elegia eziologica che è più affine, diciamo, ai temi ideologici di età augustea. E quella che è Antonio Lapenna, latinista che è scomparso qualche giorno fa, ha definito con una fortunata sintesi l'integrazione difficile, che è anche il saggio, il titolo di un suo saggio. A fare da raccordo tra l'esperienza neoterica e quella elegiaca fu verosimilmente l'opera di Cornelio Gallo. Dei suoi testi ci sono giunti solo brevi frammenti, ma dalle testimonianze su tutte, la decima egloga di Virgilio, qualcosa nella sesta, anche le testimonianze di Properzio e Ovidio, possiamo dedurre che nella sua poetica rientrasse il filone eziologico, come anche l'uso paradigmatico del mito. I versi che adesso ascolteremo sono tratti dalla prima elegia di Tibullo, Tersus atque elegans, nella nota definizione di Quintiliano. È l'elegia programmatica che esordisce con il topos del Tisaristos bios, quindi qual è la vita migliore. Tibullo non ha dubbi, per sé sceglie la vita dell'agricola Amans, cui non interessano ricchezze materiali, ma solo la tranquillità di una vita contadina. Ben inteso, la paupertas a cui si riferisce Tibullo non ha niente a che vedere con le gestas o con l'inopio, quindi non è bisogno, ma è la consapevolezza di poter essere felici stringendo a letto la donna amata, al riparo dalle intemperie
del clima, come direi anche della vita. Il vivere securus è descritto secondo schemi letterari che risalgono probabilmente a raccolte di gnomai più che a una lettura diretta di testi che sono comunque andati perduti molto presto. Per esempio appare un eco del frammento 636 atto di Sofocle: quale più grande gioia potresti cogliere di questa? Toccata terra sotto un tetto, ascoltare col cuore addormentato la fitta pioggerella. La nequizia è accettare di essere considerato senis, inesque, ozioso e pigro. Fa la sua comparsa poi la puella Delia. Apuleio nell'Apologia ci dice che fa tutto l'elenco dei soprannomi di queste fanciulle e ci dice che il loro nome è Plania. E dietro la scelta di questo nome c'è ovviamente il riferimento, ecco, il tentativo di fare un calco del greco delos, al latino planus, infatti corrisponde all'aggettivo greco delos, ma anche la sovrapponibilità metrica e poi uno scoperto riferimento ad Apollo Delio, no? Nato nell'isola di Delio. Così vedremo anche sarà per Cinzia, ma ne parleremo più avanti. Al verso 53 l'apostrofe messalla è un tributo necessario al patronus, infatti attorno a quest'uomo politico, che tra l'altro fu anche console con Ottaviano nel fatidico anno 31 a.C., l'anno della battaglia di Azio, attorno a lui si era raccolto un gruppo di intellettuali di cui Tiburno è il più noto. Al termine dell'elegia ritroviamo poi il tema della milizia Amoris, il poeta è sì un condottiero e soldato, ma sui campi di Venere. Il rifiuto della guerra si fa poi più avanti un motivo irenico più serio, nella decima rima del primo libro, quella che chiude il primo libro, Pax Arba Colat, non la pace coltivi i campi. Effettivamente da questo sogno bucolico, questa campagna laziale, che è rinnovata in una pace tanto attesa, insomma, il terreno in cui germoglia l'elegia di Tiburno. E ascoltiamo adesso allora questa prima elegia, una parte in latino e poi nella traduzione italiana. Domenico e Davide Rosato. Di iniziass alius furvosi di congentau, et teneat culti, iugera multa soli, quem rabulas et us vicino terre atosse, marzia cui son nosse, classica pulsa cogente, menea paubertas vita traduca tinerti, dum usazi duo, luce atini focus, ipse serante neras maturo tempore vites, rusticus et facili, grandi a coma manu, nex pestesti tuat, se frugum sempre acercus, breve et et pleno, pinguia mustra cu. Palte accumuli per sé ricchezza di oro fulvo e possiede molti iugeri di terreno coltivato. Io prenderai il continuo terrore del nemico vicino e gli leveranno il sonno le trombe di guerra. Io voglio condurre una vita tranquilla nella mia povertà, purché sempre risplenda la fiamma sul mio focolare. Pianterò di mia mano una mano esperta da contadino, al tempo giusto le tenere viti e gli alberi da frutti. Non mi deluderà la speranza, mi offrirà sempre mucchi di messi e pingue mosto mi tieni di collo. Io non pretendo le ricchezze dei padri e il raccolto che le messe dietro ai nostri antichi anni. Mi basta un po' di grano e, se posso, riposare sul letto familiare e là dare ristoro alle mani. Quanto mi piace, stando sdraiato, sentire la furia dei venti e stringere teneramente al seno la mia donna. O, quando l'austro invernale riversa la mia, dormire un sonno tranquillo, violato dalla pioggia. Questo è ciò che voglio. A buon diritto, sia ricco che riesce a sopportare il mare in burrasche e le aspre piogge. Scompaia tutto l'oro che c'è e le pietre preziose, piuttosto che far piangere per i nostri viaggi una donna. Tu sì che devi, Messalla, combattere in terra e in mare, perché la tua casa si impisca le spoglie nemiche. Me, mi trattengo nei vincoli di una bella ragazza e faccio il guardiano alla sua porta chiusa. Della mia, io non voglio più. E purché rimanga con te, mi chiedo un ozioso e pigro. In questo, sono buon capo e buon soldato. Voi andatevene. Insegni a trombe di guerra,
portate ferite agli umiliabili e anche ricchezze. Io per me, tranquillo, mi inchietto, disprezzerò i ricchi e la fame. A me un po' dispiace interrompere questo flusso così poetico con le mie chiacchiere, però ecco, tento di dare un po' di contesto, di cornice alle, ai versi che così bene leggono i nostri studenti. Allora, dicevamo di Cinzia, non è anche questo Apollineo, Apollo Cinzio, da Chiuntos, che è un monte dell'isola di Delo. Nel nome di Cinzia si apre il primo libro delle elegie properziane, il Monomiblos, che è noto anche come Cinzia, secondo un costume antico, pensiamo all'anno di Mimnermo, alla lite di Antimaco, alla Leonze del Mesianante e così via. L'immagine d'esordio, con il poeta catturato dagli occhi di Cinzia, è una conferma dell'opzione allusiva alessandrina di questi poeti, come anche Cinzia. Il giovanetto Misco colpisce con gli strali degli occhi il petto del poeta, un poeta greco-ellenistico, Meleagro, non ancora ferito dai desideri, quindi si apre proprio con un'immagine tratta da Meleagro. Ma il tono lieve del modello greco è rideclinato in un tono patetico, annunciato al primo verso con l'aggettivo miserum di ascendenza catulliana, no? Miser, catull, desinas, no? Ricordi scolastici. Programmatici sono i versi in cui si confessa l'odio per le caste puelle e le donne degli elegiaci, caste non sono. Conseguente la scelta di vivere nullo consilio, cioè in modo dissennato. A conforto del poeta aggiunge l'exemplum mitico della vicenda di Milanione, amante perseverante, che riesce a vincere le resistenze di Atalanta. Properzio adotta la versione arcadica del mito che fa di Atalanta la figlia di Iaso, che è abile cacciatrice e infine vinta dall'audacia di Milanione. Tuttavia, definendola velocem puellam, allude anche alla versione beotica di questo mito, in cui Atalanta, figlia di Scheneo, vince nella corsa i suoi pretendenti, ma è infine sconfitta da Ippomene grazie allo stratagemma delle mele del giardino delle Spermi. Quindi Ippomene disperde queste mele, mele d'oro evidentemente, e Atalanta, così distratta e affascinata, si attarda a raccoglierle. A differenza di Milanione, però, Properzio è deluso nelle sue aspirazioni e si rivolge pure con scetticismo alle maghe perché lo esaudiscano. L'elegia si chiude con un duplice appello: gli amici lo conducano lontano, dove non esista donna. Anche questo è un topos ellenistico, poi ripreso da Virgilio nella decima bucolica, sempre la bucolica di Gallo, ricordiamo. E gli amanti felici, qui Properzio assume le vesti dell'Eroto di Daskalos, quindi del maestro d'amore, gli amanti felici rimangono a Roma fedeli al loro amore consueto. Allora ascoltiamo Domenico, leggerà in latino, e poi Fabiano. Cinzia prima suis, miserum cepito celis, contactum nullis, ante cupidibus, tum mi constantis, dei ecit lumina fascus, et capotim positis, pressit amor pedibus, donec medo quid castasso disse puellas, in probus et nullo, vivere consilio, et mi iam toto furoric non deficit anni, cum tenen adversos, cogora bere deos, Milanion nullos fugiendo tulle labores, se viziam dure, conto di dia si dos, nammo do parte niis, amen serrabat in altris, ibat dir sudas, ille vider veras, ille zile i percussus vulnerami, saucius arcadiis, rubibus ingemuit, ergo velo cem potuit domuisse puellam, tanti in amore precesso, et me ne facta valente. Cinzia per prima, con i suoi begli occhi, mi ha catturato, infelice. Nessun cupido mi aveva ancora trafitto. Allora amore ha piegato il mio sguardo sempre superbo, mi ha posto i piedi sul capo e ha premuto,
finché mi ha insegnato, crudele, a detestare le caste fanciulle e a condurre una vita del tutto priva di senso. È ormai un anno intero, ahimè, che questa follia non mi lascia, ma intanto sono costretto ad avere contrari gli dèi. O Tullo, accettando ogni prova, Milanone riuscì a fiaccare la crudeltà della dura figlia di Aso. Ora vagava fuori di sé, nelle gole del Partenio, e andava a ferire le belle virsute. Eppure, percosso dai colpi di clava di Leo, ferito gemette alle rupi d'Arcadia. Fu così che poté domare la fanciulla veloce. Tanto valgono in amore le preghiere e le buone azioni. Nel caso mio, amore indolente, non escogita alcun artificio e si dimentica di percorrere, come prima faceva, le vie che ben conosce. Ma voi, che date ad intendere di aver tirato giù la luna dal cielo e vi affannate a compiere riti espiatori su magiche fiamme, su via, mutate l'atteggiamento della mia padrona e fate che del mio volto divenga più pallido il suo. Allora sì, potrei tenervi capaci di guidare le stelle e le ombre con le formule magiche della Citeide. Oppure voi, amici, che tardi mi sollevate dopo che sono caduto, cercate i rimedi per il mio cuore malato. Sopporterò con coraggio i tormenti del ferro e del fuoco, purché libertà mi sia data di dire ciò che la mia collera vuole. Portatemi fra le genti e i confini del mondo, portatemi fra le onde del mare, dove non esista donna che il mio percorso conosca. Rimanete qui, tutti voi, che il Dio approva con orecchio benigno, e siate sempre concordi nel vostro amore sicuro. Contro di me, Venere, nostra dea, si serve di notti d'amarezza piene, e amore non resta inattivo neppure un istante. Questo male, vi avverto, evitate. Ognuno si tenga ben stretto a chi è causa delle sue pene e non si allontani da un amore che gli è abituale. Chi se poi qualcuno tarderà a dare ascolto ai miei moniti, ahimè, con quanto dolore ricorderà queste mie parole. Grazie, grazie Tatiana. La seconda elegia properziana che ascoltiamo è la dodicesima del primo libro. Properzio è rimproverato dal poeta Emico Pontico e gli risponde dicendo che non è Roma a trattenerlo dal raggiungere Cinzia, ma l'infedeltà e la mutevolezza d'animo della donna. Sono topici i motivi dell'amore oggetto di invidia, come il Carme 5 di Catullo, per esempio. Così anche il Magari smosso, cioè la dichiarazione di chi è felice per una ragione in particolare. Una piccola nota, attraverso Massimiano giunge a Foscolo poi la ammissione non sum ego qui fueram, poi nel sonetto foscoliano non so chi fui per il di noi gran parte. Si riconosce facilmente inoltre l'esordio formulare Felix qui potuit, che ricorre nel caso più noto nelle Georgiche di Virgilio, Felix qui potuit re non conoscere causa, se no felice di poter conoscere la natura, le cause delle cose. Allora, ascoltiamo Davide, Properzio 1.12. Ma la vuoi smettere con la falsa accusa di vita oziosa, come se fosse Roma, Pontico, la mia ragione d'indugio? Cinzia si trova tante miglia lontana dal mio letto, quante mi pani di staventa al Veneto Ridano, e con gli amplessi non alimenta più il nostro amore come era solita fare, né più l'ascolto dolcemente parlare. Un tempo l'ero gradito, non è mai toccato da alcuno di riuscire ad amare con uguale rispetto per il patto d'amore. Siamo divenuti oggetto di invidia, è stato un dio ad annientarmi, oppure a dividerci è stata l'erba colta nei giochi Prometei. Non so chi fui, i lunghi viaggi mutano l'animo delle fanciulle. Oh, quanto grande amore in sì breve tempo è svanito. Ora, per la prima volta nella mia solitudine, sono costretto a conoscere le notti che non hanno mai fine e ad essere molesto alla mia stessa voce, alle mie stesse orecchie. Felice
chi è stato capace di piangere in presenza della sua donna. Amore gioisce non poco quando viene spruzzato di lacrime. O chi spregiato è riuscito a mutare l'oggetto della propria passione. Anche il cambiare il selvaggio d'amore alle sue gioie. A me non è lecito né amare un'altra, né desistere dall'amore per lei. Cinzia è stata la prima. Cinzia sarà anche l'ultima. È proverso. E allora, ascolteremo tra poco l'elegia del Vicidium, cioè della separazione tra gli amanti. Nell'elegia quinta del primo libro di Tibullo, l'impossibilità di sopportare il Vicidium è ammessa già nel primo distico. Nei versi seguenti Tibullo rinfaccia a Delia il bene che le ha recato durante una malattia, enfatizzando la sua personale e perseverante assistenza, con quattro distici dei quali il primo e il quarto si aprono con le formule ille ego e ipse ego, e gli altri due distici al mezzo con l'anafora di ipse, quindi io sono con lui, io. Tuttavia questa dedizione non è sufficiente per garantirsi la fedeltà dell'amata, e anche questo è un tomos della poesia elegiaca. Un altro infatti gode del suo amore e dei frutti dei suoi sacrifici, un contrasto che è reso evidente dalla coppia ossimorica il meis che conclude il verso diciottesimo. I progetti di amore di Tibullo si sono rivelati dunque poco più di un sogno. Lontano dalla guerra e dalla mondanità, il poeta vagheggiava una vita da contadino accanto alla sua Delia. Coltiverò i campi, scrive Tibullo, e la mia Delia vigilerà sulle messi. Insieme ai progetti, tuttavia, falliscono anche i tentativi di dimenticare l'amata con il vino o con altre donne. Rimasto solo con il suo dolore, non resta che maledire la Lena, la ruffiana, che ha introdotto Adelia un nuovo e ricco amante. Ma neppure lo sfogo dà pace al poeta, al quale non resta che ammettere l'inutilità del canto, perché la porta della fanciulla rimane chiusa. È il motivo antico del Paraclausiticon. L'ultima sezione è interamente rivolta al suo rivale, al quale è annunciato l'approssimarsi di un altro pretendente. E allora ascoltiamo l'elegia di Tibullo da Domenico. Aspere ret benedisce ium e ferreo quebar. Atmi nunc longe, gloria fortis ad est. Ti trattai con asprezza, dissi che avrei sopportato bene il distacco, ma ora è lontana da me la gloria di essere forte. Infatti sono sospinto come una trottola che vortica qua e là su di un liscio piano mossa dalla sperzia di un rapido fanciullo con grande abilità. Spesso tentai di scacciare gli affanni con il vino, ma il dolore mutò ogni sorta di vino in lacrime. Spesso mi legai ad un'altra, ma già sul punto di goderne, Venere mi fece ricordare la mia donna, e venne meno. Allora quella, allontanandosi da me, disse che ero stregato, e piena di vergogna, narrò che Delia conosce le fonde malie. Oh, non con formule magiche la mia fanciulla mi affascina, ma con il suo volto, con le tenere braccia, con i biondi capelli. Invano io canto, la porta non si apre, vinta dalle parole. Deve essere percossa con mani colme di doni. Ma tu, ora che sei il preferito, temi gli inganni che mi tendi. La sorte muta agile con celere ruota. Non vale mente un altro indugio a lungo sulla soglia, sollecito, e lancia spesso uno sguardo. Poi si allontana, e finge di oltrepassare la casa, e subito dopo ritorna, solo, e tossisce proprio davanti ai battenti. Non so che cosa ti prepara un amore furtivo. Profittane finché lo puoi. La tua barca naviga in mutevoli acque. Grazie, grazie Domenico. Allora, leggiamo adesso l'elegia 24esima e 25esima nel terzo libro di Properzio. Perché ho detto 24esima e 25esima? Perché c'è
una questione filologica aperta, ma non l'approfondiamo oggi. Diciamo semplicemente che se il manoscritto principale della tradizione, ecco, le separa, dei segnali interni suggeriscono invece di considerarle un'unica elegia. In questo testo gli occhi di Cinzia sono sostituiti dagli occhi del poeta, che sono colpevoli di averla ammirata oltre misura. E sono rievocati il ricorso alla magia, ai viaggi, ai rimedi chirurgici del Ferrum e dell'Ignis che abbiamo sentito nella prima elegia del Monopiblos. E nella fine dell'amore per Cinzia c'è anche la fine di una militanza poetica, dicevamo all'inizio che Properzio si dedicherà poi più all'elegia eziologica nel quarto libro. Pentito per aver reso celebre Cinzia con i suoi versi, Properzio riprende i topoi dell'amore elegiaco per rinunciarci definitivamente. Si afferma la fine della milizia Moris e del servizio, durato 5 anni. Ai versi 27 e 28 i pronomi ego e tu, che sono vicini, definiscono l'opposizione inconciliabile di due ormai ex amanti. E rimane questa opposizione ancora una volta sulla Ianua, sulla porta non infranta dalla mano adirata. L'elegia termina con delle maledizioni convenzionali, come già Catullo alla conclusione del celebre Carme 8. Properzio si congeda da Cinzia con parole amare. La bellezza sfiorirà e lei, respinta a sua volta, dovrà sopportare l'odioso disprezzo. Allora prego Davide e Domenico. False sti statue, mulier fiducia forme, o loculis nimium, facta superba meis. Nostra morta lis tribuiti vicinsia laudes, versi cusin signem, te potet esse meis. Mixtam te varia laudavi sepe figura, ut quod non esses, esse putare t'amor. Ecco lo resto ti ens, roseo collatus eo, cum tibi quesi tus, cambo rinore foret. Non corrisponde al vero la fiducia nella tua bellezza, donna che i miei occhi un tempo hanno reso troppo superba. È stato il mio amore, Cinzia, a tributarti simili elogi. Mi vergogno che tu sia famosa grazie ai miei versi. Spesso ti ho lodata come un insieme di tipi di bellezza, al punto che l'amore mi faceva credere che tu fossi ciò che non eri. Tante volte il tuo colorito è stato messo a confronto con la rosea aurora, quando invece il candore del volto era frutto del trucco. Nei conviti, a mezze imbandite, ero divenuto oggetto di riso e chiunque poteva sparlare di me. Sono stato capace di servirti realmente per 5 anni, ti morderei le unghie e rimpiangerei spesso la mia fedeltà. Dalle lacrime non mi lascio commuovere. Sono stato catturato da queste arti. Cinzia, tu piangi sempre per tendere insidie. Io, sì, piangerò allontanandomi. Ma l'oltraggio ha la meglio sul pianto. Tu non consenti al gioco d'amore che ben si adattava di proseguire. Addio, soglia bagnata di pianto alle mie parole. Addio, porta, malgrado tutto, mai fracassata dalle mie mani adirate. Quanto a te, posso opprimerti il peso degli anni tenuti nascosti e sulla tua bellezza sopraggiunga una ruga sinistra. Che allora ti venga la voglia di strappare dalla radice i bianchi capelli, mentre lo specchio, ahimè, ti rinfaccerà le tue rughe. Che tu, respinta a tua volta, possa patire l'alterata arroganza e dolerti da vecchia, che ti sia fatto quello che agli altri hai fatto tu stessa. I miei versi ti hanno cantato queste maledizioni funeste della tua bellezza. Impara a temere la fine. Allora, di tutt'altro segno invece la poesia elegiaca di Ovidio negli Amores. Ovidio
mette da parte, diciamo, ogni intonazione seria per lasciare libero spazio alla una fantasia così vertiginosa, divertita. Nell'epigramma che introduce la raccolta, Ovidio scrive: eravamo poc'anzi cinque libri, quindi proprio l'opera che parla nella tradizione epigrammatica, eravamo poc'anzi cinque libri di Nasone, ora siamo tre. L'autore preferì questa forma a quella. Se non proverai alcun piacere a leggerci, almeno, tolti ne due, la fatica ti sarà più leggera. E sullo stesso tono anche la dichiarazione di poetica nella prima elegia. Il poeta che si accingeva a cantare in esame di argomenti epici è interrotto da Cupido, che sottrae un piede metrico, al secondo verso, facendo quindi un distico elegia. Alle rimostranze del poeta, Cupido risponde colpendolo con un dardo. Prendi, o poeta, ecco l'argomento da cantare. Scompaiono anche quei tratti di verosimiglianza legati alla donna. Corinna è una maschera, Apuleio è quel passo che abbiamo citato, neppure la nomina. Il brano che ascolteremo è la quarta elegia del secondo libro. Ben lontano dal servizium fedele di Properzio e Tibullo, Ovidio confessa la sua resa alla passione. 100 sono le cause del mio amore interrotto. E segue poi un divertente catalogo delle donne. Allora, per leggere questa elegia abbiamo scelto, diciamo, una esecuzione corale con Fabiano, con Domenico e Davide. Prego. Non oserei offendere con menzogne i miei riprovevoli costumi e servirmi di armi fallaci in difesa dei miei vizi. Confesso, seppure già ho qualcosa a confessare le mie colpe, ma dopo la confessione ricado folle nelle mancanze. Le odio, ma non posso non essere desideroso di ciò che odio. Ahi, come è duro sopportare ciò di cui ci si vorrebbe liberare? Mi mancano le forze e la capacità di guidare me stesso. Sono trascinato come una nave sospinta dai flutti impetuosi. Non una bellezza stabilita eccita i miei amori. 100 le cause del mio amore ininterrotto. Se una gli occhi modesti rivolti a terra, ne brucio. È quel suo pudore che mi insidia. Se un altro è provocante, beh, mi affascina perché non è un ingenuo e promette di sapersi muoversi sul morbido letto. Se è parso intrattabile e rigida, somigliante alle sabine, penso che provi desiderio, ma dissimuli nel profondo del cuore. Se sei istruita, mi piaci per questa dote di rare qualità. Grezza, mi sei piaciuta per la tua semplicità. V'è quella che dice rozzi i carmi di Callima con il confronto dei miei. Subito mi piace quella a cui piaccio. Un'altra mi riprova come poeta, critica i miei versi. Di chi mi critica, ardo sostenere la coscia sulla mia. Se incede mollemente, mi innamora del suo passo. Un'altra è dura, potrà ammorbidirsi al contatto dell'uomo. A quella che canta dolcemente e con facilità gorgheggia, vorrei strappare baci mentre canta. Questa percorre con abile pollice le risonanti corde. Chi potrebbe non amare mani così esperte? Quella mi piace per i suoi gesti e muove ritmicamente le braccia e curva con molle arti il tenero fianco. Per tacere di me che simulano tutte le cause, metti lì Ippolito, subito diventerà Priapo. Tu, che sei così alta, eguagli le antiche eroine, e poi grande occupare tutto il letto. Quest'altra è gradevole per piccolezza. Mi conquistano l'una e l'altra. Si adattano al mio desiderio la grande e la piccola. Non è elegante? Penso quanto guadagnerebbe se abbigliata. È elegante, mostra essa stessa le proprie attrattive. Mi conquisterà una carnagione chiara al pari di una carnagione colorita. Anche una tinta abbronzata è gradevole in amore. Se i capelli scendono scuri sul nero collo, le dà una bellezza da ammirare per la nera chioma. Se biondeggiano, l'amore è bianco per i capelli color di croco. L'amore mio si adatta a tutti i miti. Mi stimola la giovane,
mi eccita quella d'età più avanzata. La prima migliore per bellezza, la seconda per esperienza. Insomma, a tutte le donne belle dell'intera Roma, a tutte si protende il mio ambizioso amore. E poi Ovidio si chiede ai motivi della relegatio in Ponto. Carmen Eterno. Va bene, allora dopo questa, diciamo, parentesi così divertente, se vogliamo, ci avviamo alla conclusione con due brani tratti dalle Eroides di Ovidio. Le Eroides rappresentano una novità nella storia dei generi letterari, sono infatti una raccolta di epistole che Ovidio immagina scritte da donne del mito, fa eccezione Saffo, la lettera di Saffo a Faone, con la quale abbiamo iniziato la nostra conversazione, e poi ci sono le ultime lettere che sono delle coppie, quindi c'è anche l'uomo che scrive. L'esito di questa innovazione è il moltiplicarsi e il sovrapporsi anche dei punti di vista. Due sono i lettori, il destinatario mitico della lettera e poi il lettore di Ovidio, così come due sono anche gli autori, la protagonista e il poeta. Questo schema dà un certo dinamismo ai versi. Il poeta entra in comunicazione con il lettore in primo luogo attraverso il meccanismo dell'ironia tragica, e cioè l'anticipazione di eventi cui inconsapevolmente allude un personaggio e di cui il pubblico invece è già al corrente, e così come anche attraverso moduli e immagini con le quali sfida il lettore colto. Questa prospettiva così articolata e con l'assenza di un narratore esterno comporta inoltre l'inaffidabilità del racconto, tanto che per alcune, diciamo, divergenze dalla vulgata del mito è lecito interrogarsi se si è di fronte appunto a una variante erudita oppure magari a una distorsione data dal diverso punto di vista o magari dalla disperazione del momento. Lo status eroico scaturisce da questa umana rappresentazione. Se infatti Properzio aveva trasfigurato nel mito vicende e sentimenti umani, nell'Eroides avviene il percorso contrario. Dell'eroina prevale il senso sentimentale, non quello tragico, e del resto è anche il genere elegiaco a richiederlo, l'elegia come querela. Arianna e Medea, delle cui lettere leggeremo adesso alcuni passi, sono due figure paradigmatiche. Entrambe tradiscono la famiglia d'origine per l'amore di uno straniero e sono quindi abbandonate al loro destino dall'uomo che hanno aiutato nell'affrontare una prova. Il Carmen 64 di Catullo rappresenta il modello del lamento della donna abbandonata, in quanto tale è anche la fonte principale per l'Arianna delle Eroides. L'eroina è deserta come il paesaggio, come l'isola. Il paesaggio effettivamente in questo caso è proprio il correlativo oggettivo dell'assenza, del vuoto. Gli arbusti radi in cima al monte, le rupi incavate in cui risuona l'eco della voce di Arianna. È un dolore tutto femminile. Scrive Arianna: mi si dessero pure i compagni, i venti, una nave, dove potrei andare? La terra di mio padre mi nega l'accesso, io sarò sempre in esilio. Una rapida allusione al verso 95 anticipa poi il catasterismo di Arianna: il cielo mi restava. Allora ascoltiamo Arianna delle Eroidi letta da Chiara Camiti. Quello che leggi, Potesio, te lo mando da quella spiaggia da dove le vele portarono via senza me la tua nave. Era l'ora in cui la terra cominciava a cospargersi di cristalli di brina e sotto il fogliame gli uccelli iniziano il loro lamento. Sveglia soltanto in parte, nel torpore lasciato dal sonno, sollevandomi appena, mossi le mani per abbracciare Teseo. Non c'era più. Balzo su atterrita e il mio corpo si slancia fuori dal letto abbandonato. C'era la luna. Guardo se vedo qualcosa oltre la spiaggia, ma oltre alla spiaggia gli occhi non hanno altro da vedere. Che altro dovevano fare i miei occhi se non piangere sulla mia sorte dopo aver cessato di vedere le tue vele?
Nella mia solitudine andai errando, lo sguardo perduto sul mare. Sedetti agghiacciata su uno scoglio, e come sedevo su una pietra, anch'io divenni di pietra. Che fare? Dove andare da sola? L'isola è incolta, non vedo lavori di uomini, non lavori di buoi. Da ogni lato la terra è cinta dal mare. Ovunque, non un marinaio, né una nave avviata a seguire le incerte rotte marine. Ma mi dessero pure i compagni, i venti, una nave. Dove potrei andare? La terra di mio padre mi nega l'accesso. Ti consegnai come guida il filo che indirizzasse i tuoi passi. Allora tu dicevi: io giuro su questi stessi pericoli che finché vivrà l'uno e l'altro di noi, tu sarai mia. Siamo vivi, eppure, oh Teseo, non sono tua. Se solo è viva una donna sepolta dall'inganno di un uomo sperciuro. Anche me dovevi uccidere, oh crudele, con la clava che uccise mio fratello, e la promessa che avevi fatto sarebbe stata sciolta dalla mia morte. Ah, sonno crudele, perché mi hai trattenuta nell'inerzia? Contro di me hanno congiurato il sonno, il vento, la fedeltà mancata. Tre cause hanno tradito una fanciulla. E così non vedrò, in punto di morte, il pianto di mia madre. E non ci sarà chi chiuda con le dita i miei occhi. Se ne andrà la mia anima infelice nell'aria di una terra straniera. In una mano amica, non ungerà le mie esangui membra. Il mio corpo trema come le spighe battute dall'aquilone. E le lettere che traccio vacillano al tremito delle mie dita. Queste mie mani, stanche per aver tanto colpito il triste petto, io, infelice, a te le tendo, al di là del mare, immenso, per le mie lacrime che la tua azione mi ha fatto versare. Ti prego, piega la nave, o Teseo, volgi le vele e ritorna. Se sarò morta prima, raccoglierai almeno le mie ossa. Grazie Chiara. Allora chiudiamo questa galleria con Medea, la quale Ovidio si interessò anche in altre sue opere, nelle Metamorfosi e poi anche in una tragedia che è andata perduta. E Medea è un po' la figura tipo della strega, della maga, ellenistica in età romana. Si deve alla tragedia di Euripide, il mito diciamo divenuto poi canonico, quindi con l'uccisione dei figli come vendetta contro Giasone. Però sono numerose le varianti del mito. Per esempio in Diodoro Medea è una principessa che si oppone all'ostilità sanguinaria del padre nei confronti degli stranieri e per questo si allea a Giasone e agli Argonauti. In un'altra versione del mito, per esempio, non è lei a uccidere i figli, ma gli abitanti di Corinto. Ovidio ritrae Medea nel momento che precede la macchinazione della vendetta. In lei abbiamo insieme generosità e ferocia, lo slancio irrazionale dell'amore che le fa compiere dei gesti generosi, dei doni, dei gesti generosi nei confronti di Giasone, ma anche dei gesti estremamente violenti nei confronti del padre, del fratello. Più di altre, Medea è orgogliosa dei suoi natali. Là, in Colchide, io ero quello che qui è la tua nuova sposa, tanto ricco suo padre quanto lo era il mio. È vero, come si è detto, che la Medea dell'Eroides è appunto una Medea elegiaca, ma in questo testo inevitabilmente si agita anche lo spettro della Medea tragica, come l'epilogo della lettera lascia presagire. Allora, ascoltiamo Medea con Arianna Monaca. Dà un qualche piacere l'infacciare un beneficio a un ingrato.
di questo piacere io godrò. Questa, la sola gioia che trarrò da te. Costretto a dirigere verso la colchi della tua nave, ancora senza esperienza, entrasti nel prospero regno della mia patria. Là io, Medea, ero quello che qui è la tua nuova sposa. Tanto è ricco suo padre quanto lo era il mio. Ed accogli ospitale i giovani pelasgi, e i vostri corpi di greci si distendono sui nostri divani colorati. Allora io ti vidi. Ti vidi e fui perduta, e arsi d'ignoto fuoco, come arde davanti ai grandi dei una torcia di pino. Tu eri bello, e il mio destino mi trascinava. I tuoi occhi avevano rapito il mio sguardo, e tu, perfido, te ne accorgesti. Chi infatti riesce a tenere ben nascosto l'amore? Una fiamma la tradisce il suo stesso brillare. Da un lato c'è l'amore, dall'altro la paura, e la paura accresce l'amore. E io che ora da ultimo sono diventata per te una barbara, io che ora per te sono povera, io ti diedi il bello da portar via senza rischi. Ho tradito mio padre, ho lasciato il regno e la patria, ho accettato di seguirti in esilio come un qualunque trofeo. La mia verginità è diventata preda di un brigante straniero. Oltre alla cara madre, ho abbandonato la migliore delle sorelle. Ma te, oh fratello, nella mia fuga non ti ho lasciato senza di me. Quello che ho osato fare, la mia mano non osa ora scriverlo. E tuttavia non ho avuto timore di affidarmi al mare, per quanto donna è ormai macchiata di colpa. Ah, se le simpleca di ci avessero stretto insieme schiacciati, e le mie ossa fossero unite alle tue ossa, o Scilla, rapace, ci avesse gettato in pasto i suoi cani, e colei che tante volte vomita i flutti, altrettante l'inghiotte, avesse sommesso anche noi nelle onde trinavie. Invece, incolume e vincitore, ritorna alle città emonie, e la lana d'oro viene offerta agli dei padri. Quelle membra che io ho salvato le abbraccia ora una rivale, e lei ad avere il frutto della mia fatica. Rida e giaccia altera su porpora di Tiro. Piangerà, e le fiamme che la bruceranno supereranno le mie. Finché ci sarà ferro, fuoco e succhi velenosi, nessun nemico di Medea resterà impunito. Ma se per caso le mie preghiere toccano un cuore di ferro, ascolta ora parole più umili del mio animo orgoglioso. Sono qui, supplice con te, come tante volte tu lo fosti con me, e non esito a cadere ai tuoi piedi. Guarda i nostri figli comuni. Sono troppo simili a te, la somiglianza mi turba ogni volta che li vedo, i miei occhi si bagnano. Per gli dei, per i miei benefici, i tuoi figli, il nostro pegno comune, rendimi il letto per cui tante cose io folle ho abbandonato. Tieni fede alle tue parole e rendimi l'aiuto che io ti ho dato. Dov'è la mia dote, vuoi sapere? La mia dote è che tu sei salvo. Se tu sei vivo, se hai una sposa, un suocero e regali, se puoi essermi ingrato, perfino questo lo devi a me. Allora certamente quanto prima. Ma a che serve preannunciare il castigo? La mia ira è gravida di minacce smisurate. Dove l'ira mi porterà, io la seguirò. Ma di questo si occupa ora il Dio che ora mi sconvolge il petto. Sì, la mia mente sta partorendo ora qualcosa di enorme. Grazie. Grazie davvero, Arianna. E allora, le conclusioni non le abbiamo preparate perché abbiamo pensato uni con lei di chiedere, ci prendiamo veramente solo pochi minuti, di chiedere proprio agli studenti un po' una breve, ecco, riflessione sull'esperienza. Quindi non è un'intervenzione sull'elegia perché non l'avete già sostenuta, ma
non è assolutamente questa la cornice. Quindi intanto vi ringraziamo, lo abbiamo già fatto tante volte, io vi sono grato personalmente, ma penso che anche chi ha partecipato a questo incontro abbia particolarmente apprezzato la vostra prova, e poi magari lasceremo gli interventi anche al pubblico. Però ecco, ci piacerebbe concludere con una vostra opinione su questa esperienza, su questo incontro con i classici, con i poeti elegiaci. Si guardano tutti dentro. Sì, provo a improvvisare qualcosina, non mi sono preparato nulla. Vorrei sì parlare sia dell'elegia, in generale una forma di poesia da non sottovalutare. Abbiamo fatto un excursus qui con il professore, ma è un qualcosa che non si ferma soltanto al passato, è un qualcosa che ritroviamo tutt'oggi. Abbiamo studiato gli elegiaci, il servitium amoris è qualcosa di estremamente attuale. Se ci pensate, tutti gli amori che finiscono come una prigionia da cui in pochi riescono ad uscire, e in molti ci escono come non vorrebbero. Questo servitium amoris che è attualizzabile in ogni epoca, che nell'elegia sì, è raffigurata secondo la forma femminile, e il maschio è comunque quello che è in prigione, il prigioniero. Tutt'oggi invece è quasi un contrario, uno simbolo rispetto al passato. Ora, parlando di argomenti più felici, sicuramente noi siamo dei ragazzi del laboratorio teatrale, possiamo sempre vivere delle esperienze bellissime di cui sia alcuni spettacoli, d'altronde anche quest'anno ci sarà lo spettacolo l'8 giugno al Circolo Polimeni, così come l'anno scorso, che tratteremo proprio il tema della donna nei secoli, nel corso dei secoli, trattando anche magari passaggi tratti anche dalla tragedia greca, tra cui Antigone, ci sono professori di lettere magari che quindi lo sanno, ma inoltre tratteremo soprattutto nel presente il ruolo della donna, ma anche il ruolo dell'uomo nella relazione. Se vuole intervenire qualcun altro, anche per parlare delle esperienze, comunque, viene Davide, un'altra faccia importante. Ciò che affascina nell'elegia è sicuramente, come ha detto Domenico, l'attualità. Vedere, io prendo sempre come riferimento Properzio perché è un autore che mi affascina davvero tanto, vedere sia come si cade in questa prigionia o comunque in questi strali d'amore che fino a un certo punto non si riescono a superare, e avere l'opportunità di togliere questo velo che viene calato dal tempo che passa, e l'opportunità di togliere questo velo ce l'hanno ovviamente i professori, ce l'ha dalla scuola, ce l'ha dallo studio ovviamente. Quindi l'unica cosa che vorrei fare è ringraziare il laboratorio teatrale in generale per l'esperienza che dà a me e a tutti noi, e ovviamente i professori. Quindi un applauso. Parlare a freddo non mi è abituale, quindi prima di tutto io non è che possa dire talmente tante informazioni sulle leggi, essendo io di primo, non so, sono un attimino troppo smisurato. No, quello di cui posso parlare sono la bellezza dei testi che ho riscontrato, la mia esperienza personale, perché a primo impatto, quando la prima sera ci collegammo da casa, appunto, quando messi per la prima volta questi testi, ovviamente non è andata nel migliore dei modi, ma se sono qua oggi e ho letto quello che voi avete ascoltato, e spero che vi sia rimasto il vostro animo, non dico a vita, ma se lo osservate, è molto bello. Io sono detto i professori, anche il laboratorio dell'aria, formato dei professori, altrimenti non saremo qua, e devo dire che un attimo mi sono stancato di parlare, quindi facciamo venire una signorina.
è stata un'esperienza molto importante, penso, per noi studenti, anche perché siamo riusciti a fare un salto nel tempo verso il passato e a rivivere le stesse emozioni che hanno vissuto questi meravigliosi poeti latini, ma anche, diciamo, nel caso mio e di Chiara, riinterpretare i personaggi stessi di cui loro hanno parlato e di cui loro hanno scritto è stato sicuramente un grande onore. E poi è bellissimo capire davvero la psicologia che ci sta dietro il personaggio. Nel mio caso Medea, una donna che è innamorata, è ferita proprio dal suo stesso amore, da quell'amore che non riesce a nascondere e che, a causa della sofferenza che prova, trasforma in ira, in rabbia, e la trasforma verso quello che tra l'altro ama di più, cioè verso i suoi figli. E poter interpretare questa emozione, che è molto bella quanto complicata, è stato molto, diciamo, soddisfacente e importante per noi studenti. Quindi ringrazio il prof che ci ha dato questa opportunità e ovviamente ringrazio voi che ci avete ascoltato. Si associa allora ai suoi compagni, quindi non so se qualcuno vuole intervenire. Professore, vada. Presidente. Io mi sono commosso. Perché mi sono commosso, ragazzi? Perché io sono stato insegnante sia a Da Vinci sia a Volte, tanto tempo fa. E vi devo dire che queste cose io le facevo in classe, non così come sono state fatte voi. E anche siccome allora ero, come sono ancora, all'università della terza età, li facevo venire e rappresentavano là, ora voi rappresentate al circolo di me. Tu, cara mia, hai rappresentato l'amore più grande che diventa l'odio più grande, fino a sopprimere se stesse, perché i figli sono parte della donna. Ma questo ci fa capire quanto può essere immenso e grande l'amore e quanto può essere altrettanto immenso e grande l'odio, che è amore al negativo. Io sono ben contento. Stasera io sarei dovuto andare altrove. Poi, io te faccio, vado qua, faccio un salto là e sono rimasto contento. Contento perché questi ragazzi mi fanno capire che ancora oggi esiste l'amore per la scuola, per la conoscenza, ed esiste, diciamo, quella dignità, quella contentezza di sentirsi protagonisti di un presente che è foriero, io spero di un felice e fruttuoso domani. Grazie ragazzi per quello che ci avete dato stasera, e grazie al professore. Io non sapevo che lui fosse professore, diciamo. Sì, se non il loro. Non il loro. Della stessa scuola. Della stessa. Qui ho visto qualche insegnante che io conosco, diciamo. Sono contento di essere stato qua. Grazie per questa bella serata e grazie ad Anna Slaus. Sì, è stata, diciamo, una collaborazione, appunto. Ringraziamo prima i miei colleghi, il professor Cutrupi e la professoressa Lucisano, che sono i direttori del laboratorio teatrale. Io ho fatto, diciamo, da collegamento, da calcio, un po' alla comunità. C'è anche la professoressa Orsini, che fa parte di questa comunità del liceo Vinci, non mi pare ce ne siano altri con lei. E insomma, vuole intervenire qualcun altro? Allora, soltanto per ringraziare te, ringraziare la scuola, ringraziare questi ragazzi. Pensiamo sempre male dei giovani di oggi, può capitare. Eh sì, dobbiamo pure dirlo. Abbiamo che siano svagati, che siano persi, e invece abbiamo avuto stasera la dimostrazione che sono molto attenti, e questo è per noi un segno di speranza. Vuol dire che le nostre radici proseguiranno a produrre frutti in futuro, quello che temevamo. Disseccarsi delle radici anche del mondo antico non ci sarà, per fortuna, grazie a questi ragazzi, grazie anche alla scuola, perché ricordiamo che tutto passa dalla scuola. I nostri ricordi più belli nascono dagli insegnanti che abbiamo avuto a scuola, e tu lo sai bene, tu sei figlio di un professore, di uno studioso,
come Ugo Martino, io ho conosciuto altri professori come Rosetta Nepo, eccetera. La scuola è importantissima proprio per questo. Quindi grazie per quello che avete fatto. E poi loro ci hanno confermato ancora una cosa, l'attualità della poesia. Noi molte volte in seno alla Nassilà abbiamo una scuola di poeti, si discute di che cos'è la poesia. Uno degli aspetti più importanti è la poesia e l'eternità della poesia. La poesia di Catullo, di Tibullo, di Ovidio e anche di Properzio ancora continua a parlare alla loro sensibilità, perché scusate, i sentimenti sono quelli, l'amore e l'odio sono sempre quelli. Quello che conta è come i poeti portano ancora questi sentimenti, come li esprimono. È la dimostrazione della perenne attualità della poesia di cui sempre discutiamo. Quindi ancora grazie al professore Amos Martino che ha fatto da tramite con questi ragazzi. Il 2 siete a Polimeni, speriamo di poter venire a sentirvi a Polimeni, dato che adesso sono l'8, ho sentito il 2 della Repubblica, quindi l'8 ci sarà libero, l'ingresso è libero e non abbiamo problemi di sorta. Noi cercheremo di dare la massima pubblicità chiaramente a questo evento anche in seguito, eventualmente poi potremo sentirci con te. Certo, l'estate loro saranno in vacanza perché abbiamo delle iniziative da fare presso la terrazza del museo. Quindi portare anche questi testi classici con loro, con altri amici, sul terrazzo del museo. Però è estate, non so, i ragazzi preferiranno il mare, magari però a luglio se riusciamo a coinvolgervi per questa iniziativa insieme al museo. D'altra parte la location più importante, scusate il termine location, è lo spazio, ormai si usa, quindi mi dà fastidio, scusate, è lo spazio più adeguato anche per i testi classici, poi col professore a Martino e poi con gli insegnanti che possiamo fare anche qualche recital sul tetto del museo, magari con qualche intervento anche musicale, pensavamo all'arco o all'altro strumento. Il professore Amos Martino è un esperto anche di musica antica, quindi ci potrà anche dire lui quali musicisti e quale musica poter fare con voi. Quindi grazie ancora. Grazie. E alla prossima.